Nel primo video dedicato alle lenze per la trota in lago qui in studio abbiamo parlato di quella che secondo me è la lenza, la montatura iconica per eccellenza nei laghi medio piccoli ovvero galleggiante e vetrino. Oggi rimanendo sempre in termini di galleggiante voglio parlarvi invece della mia lenza preferita ovvero galleggiante con la spallinata di piombo. In tantissime uscite di pesca insieme l'abbiamo vista all'opera, come ho già detto non è ormai un segreto, sicuramente rimane la mia lenza preferita proprio perché è estremamente polivalente, la possiamo utilizzare in tantissime situazioni e soprattutto la possiamo utilizzare sia su trote attive che su trote apatiche, semplicemente cambiando leggermente la morfologia della spallinata stessa, così come la lunghezza e il diametro del terminale. Per cui vediamo nel dettaglio come realizzare questa Lenza galleggiante con la spallinata dei piombini, che come vi dicevo rimane sicuramente la lenza per me in assoluto più versatile. Per prima cosa, partiamo dalla dimensione del galleggiante: il galleggiante è una grammatura compresa tra i 2 e i 4 grammi. Possiamo scendere ad un grammo, un grammo e mezzo quando parliamo di pesca di ricerca estrema, ma rimaniamo comunque in ambito agonistico. Mentre 4 grammi è il limite massimo che io mi pongo, come eh, ho detto, per quanto riguarda il peso del galleggiante. Secondo me, pescando a trota lago, specialmente i laghi medio-piccoli, con 4 grammi massimo riusciamo a coprire tutte le situazioni. Utilizzare un galleggiante superiore a 4 grammi. Benché peschiamo sul lago più grande, non ha più senso. La pesca con il galleggiante è una pesca che viene effettuata su una distanza relativamente marginale. Per cui, se peschiamo su laghi troppo grandi dove non riusciamo a raggiungere eh, distanze elevate, a quel punto dobbiamo, secondo me, mettere da parte i galleggianti e far spazio alle eh, bombarde. Per cui, zavorre più idonee a lanciare su distanze maggiori. Poi andiamo a giocare anche lì con. Eh, con l'affondabilità delle zavorre stesse e delle bombarde stesse, per cui poi andiamo ad intercettare le trote dove sono, ma ne parleremo quando sarà il momento delle bombarde. Per ora, rimanendo in termini di galleggianti, come ho detto, in questo caso abbiamo un galleggiante di 2 grammi, che secondo me è la grammatura media da tenere sempre come riferimento. Tarato da una spallinata, in questo caso è una spallinata di piombi omogenea, per cui equidistanti tra di loro tutti dello stesso diametro. Come vedete. A monte e a valle della mia spallinata che è poi è una spallinatina raccolta siamo orientativamente sempre intorno ai 40 cm queste sono sempre delle misure che io vi do come riferimento poi se sono 35 o sono 50 come distanza massima non succede niente l'importante è non farla troppo raggruppata altrimenti rischiamo di sfociare in, in un bulk e nemmeno troppo aperta perché diventerebbe poi difficile da lanciare da gestire e non, non sarebbe più efficace come come, come deve essere per cui 40 centimetri orientativamente la lunghezza, posti a circa un paio di centimetri, un paio di centimetri e mezzo uno dagli altri. Piombare il galleggiante in questo modo, come dicevo, con una spallinata equidistante ci permette di andare poi, in base alla lunghezza del terminale, aggiustarcela un po'. Noi in base alle situazioni di pesca, con un terminale più corto, chiaramente entriamo in pesca. Più veloci, per cui ci permette di, di essere più veloci, di entrare in pesca dove peschiamo su tanto pesce, dove peschiamo su trote particolarmente attive, viceversa. Peschiamo di ricerca trote sicuramente più apatiche, magari in periodo dell'anno troppo caldo piuttosto che un periodo troppo freddo. Allunghiamo il terminale, utilizziamo magari anche un diametro più sottile e andiamo a stimolare quelle trote, come diciamo, un pochino più diffidenti. Un'altra cosa che possiamo fare quando ci troviamo davanti ad una situazione del genere è sicuramente cambiare la disposizione dei pallini per cui invece di utilizzare dei pallini equidistanti li andiamo ad allargare mano mano che scendiamo verso il galleggiante per cui che cosa succede che allargando i piombini mano mano che andiamo verso il nostro terminale e raggrupparli poi invece mentre saliamo sul galleggiante ci permetterà di avere una discesa della lenza ancora più lenta e quindi la nostra esca di conseguenza si muoverà in maniera ancora più naturale e come dicevo possiamo andare a prendere anche qualche trota un po' più curva o magari nel caso di eh, trote apatiche abbiamo quel secondo in più famoso che permette alla trota di aggredire la nostra esca e di non rifiutare l'innesco. Ultimo ma non ultimo per quanto riguarda la forma del galleggiante stesso, io come vedete utilizzo sempre questi, queste forme qui che hanno una stina sopra ad alta visibilità. Io solitamente utilizzo il colore rosso perché è quello che riesco a vedere meglio sia quando c'è del riflesso, sia quando l'acqua non è particolarmente pulita, diciamo è un colore che magari rispetto al giallo prevale in tantissime eh, situazioni. E come dicevo, una stina sopra molto sensibile. Noi andiamo a tarare il galleggiante perfettamente affinché rimanga solamente la stina fuori dall'acqua. Per cui, sia se peschiamo su trote sospettose, sia se peschiamo su eh, trote molto piccole al minimo segno di abboccata il galleggiante sprofonda e noi abbiamo il tempo di capire che sotto c'è una trota abbiamo il tempo di capire che stiamo subendo un'aggressione sulla nostra eh, esca di conseguenza rallentare o fermarci in base a quella che è la situazione dopodiché una forma raccolta appunto come questa qui mi permette di avere la massima sensibilità per cui un galleggiante che sfila via sotto la superficie dell'acqua in maniera molto fluida come vi dicevo senza regare troppo attrito e senza far intuire alla trota che sopra sopra di lei appunto c'è un inganno. Per cui questa qui rimane sicuramente una delle mie lenze preferite sia in gara sia per un discorso amatoriale, un discorso di pescatore perché in base alla eh, posizione dei piombini, in base alla fisionomia della lenza, possiamo veramente coprire tantissime situazioni di pesca. Solitamente il diametro dei pallini che io vado ad utilizzare come dicevo pescando con 2 grammi 2 grammi e mezzo massimo di, di galleggiante sono un 020, per cui all'incirca con 8 piombini 7 piombini 8 piombini massimo con le, le due girelline sopra e sotto sotto l'ho messa in questo caso tripla ma vanno bene comunque anche delle girelle classiche semplici normali come dicevo 7 8 pallini per evitare appunto di avere una spallina troppo lunga Caso contrario, utilizzando dei pallini più grandi, poi perdiamo la naturalezza del, del sistema pescante in sé per sé, rischiamo, come dicevo, di fare piuttosto un bulk che una spallinata. Per cui, secondo me, un 020 per quanto riguarda il peso dei pallini, è la misura, anche in questo caso, da tenere in considerazione. Bene, questa era la lenza con la spallinata di Piombini, seconda lenza che vediamo in studio. Sul canale, come sempre, io vi invito a lasciare un like e un commento se il video vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti qual è la prossima lenza che vorrete vedere e vi do appuntamento al prossimo filmato. Ciao!